Chi ha detto che la storia è noiosa? I grandi personaggi possono essere raccontati in modo divertente, coinvolgente. È quello che gli storici Raffaele Licinio e Pasquale Cordasco, con la collaborazione di un gruppo di amici, sta facendo nella libreria Zaum di Bari da qualche tempo. Le grandi intersviste storiche hanno permesso di conoscere meglio e di far conoscere personaggi come Cristoforo Colombo o San Nicola. L'idea nasce e si inserisce in un discorso che stiamo facendo da tempo tutti quanti noi del Centro di Studio Romano Svevi e di alcuni amici ad essi collegati. È un'idea molto semplice ma forse ambiziosa. Parlare di storia, di grandi personaggi, di grandi avvenimenti in maniera leggera e accattivante, però senza assolutamente pregiudicare la correttezza dell'informazione scientifica. Questo è il nostro obiettivo. Molti parlano di storia, parlando di cose fantastiche, inventate, misteri e così via. Noi vogliamo attenerci alla realtà dei fatti, alla realtà dei documenti, però presentandoci in una maniera meno paludata. Non è una lezione accademica, è a suo modo una proposta didattica. L'ultimo della serie è stato Federico II, il Puer Apulie, interpretato per l'occasione da Vincenzo Fiore, un personaggio avvolto nei misteri, come quelli che circondano forse la sua opera più famosa, Castel del Monte, che tra un sorriso e una battuta sono stati però in gran parte chiariti. Federico II è stato sicuramente un imperatore importante, un personaggio fondamentale nel Medioevo, però un po' per caso, un po' per scelte, un po' per altri motivi, intorno alla sua figura si è creata una montagna di incrostazioni, di sedimentazioni, di leggende, di fantasie. Cerchiamo di riportare Federico II alla realtà.